Feudi e vassalli. Bene, leggiamo un brano tratto dalle formule del regno dei Franchi. Sicuramente il regno dei Franchi, Carlomagno, eccetera, hanno un ruolo fondamentale nella nascita del feudalesimo, quindi di questa strutturazione sociale, no? Sulla quale si basa, si può dire, tutta la storia medievale, no? Come vedremo, da adesso in poi. Cosa dice infatti questo brano? Dice: avanza senza armi davanti ai testimoni, guarda negli occhi l'uomo che ha di fronte. Già altri lo chiamano Dominus, Signore, e fra poco anche lui farà altrettanto. Prima però si inginocchia, giunge le mani e le pone tra quelle del Signore. L'abbiamo visto anche la volta scorsa, il giuramento davanti al Signore, davanti al re, eccetera. Era qualcosa, ricordate il giuramento di fedeltà al sovrano, no? Era qualcosa proprio di tipico dei popoli germanici e dei franchi in modo particolare, ma non solo dei franchi, anche i longobardi, i sassoni, ecco. Quindi giuramento. Dicevamo, prima però si inginocchia, giunge le mani e le pone tra quelle del Signore, poi parla: vi chiedo per la vostra benevolenza di accogliermi sotto la vostra potestà, dalla quale non mi sottrarrò per tutta la vita. Ecco che cosa fa il vassallo, ecco. Vassus è il termine, no? Da cui poi deriva anche vassallo e altri termini. È una parola latina che traduceva il termine celtico gvas, che significa ragazzo e servitore, usato per indicare persone di condizione sociale umile. Però i carolingi ovviamente utilizzano questo termine, vasso, poi vassallo, eccetera, assolutamente non per indicare persone di origine umile, anzi, sono persone di origine, di condizione sociale elevata, perché sono magari i conti, i duchi, i marchesi, eccetera, che vanno a giurare davanti al re e quindi giurano fedeltà al Dominus, al re, all'imperatore. Perché sono i vassalli del Dominus, sono i vassi, i servi, no? Di questo signore, no? Ma pur essendo servi, sono ovviamente dei feudatari, vedremo, quindi dotati di grandi poteri, insomma. Voglio essere un tuo uomo, uomo, e giuro che finché avrò vita ti rispetterò, ti consiglierò come uomo libero. Allora il Dominus risponde: ti ricevo come mio vasso e ti proteggerò per tutta la mia vita. Poi fa alzare il suo nuovo vassallo e lo bacia sulla bocca. Quindi abbiamo detto che vassallo è sinonimo di vasso e deriva dalla latinizzazione vassallus dell'aggettivo gvassallaps, perché anche questo è un aggettivo, insomma, un termine celtico. Un nuovo legame è sorto, di tipo familiare, quasi carnale, da uomo libero a uomo libero. È il fondamento di un nuovo mondo. Effettivamente, questo rapporto, quindi, tra signore e vassallo è il fondamento, no, di questo nuovo mondo di vassalli, no? Di questa Europa unificata, abbiamo visto la volta scorsa, da Carlo Magno. Il legame che si crea fra questo signore e questo vassallo è un legame circolare, cioè il vasso dà al suo signore un omaggio. Avete visto per esempio questo giuramento di fedeltà nei confronti del signore, no? E dall'altra parte però il Dominus dà al suo vassallo un mundio, cioè una protezione, ecco, la potestà, la protezione, ecco. Il mundio è infatti la protezione di un uomo libero più potente, quindi il Dominus, appunto, nei confronti del vassallo. Si crea pertanto fra essi un forte legame di tipo personale, sicuramente, ma che ha delle ripercussioni sociali e politiche enormi, no? E si tratta di due uomini liberi che stipulano in un certo senso questo patto, insomma, possiamo dire, questo legame, insomma, l'uno nei confronti dell'altro. Ecco, abbiamo visto che quindi Carlo Magno ha unificato il regno, l'impero, eccetera. Poi però ha delegato di fatto questi suoi vassalli, appunto, conti, duchi, marchesi, no? Ha dato loro tanto potere sicuramente nelle varie regioni dell'impero. Il problema che abbiamo già visto anche la volta scorsa era quello di mantenere unito, coeso, questa compagine, no, appunto, imperiale. E abbiamo già visto la volta scorsa che
che i missi dominici avevano un ruolo importante, no? Ma non solo, anche i capitolari, quindi le leggi, per tenere unito questo territorio. Ecco, altre cose importanti che comunque servivano, erano degli strumenti per unificare, erano il banno, il bando e l'eribanno. Andiamo a approfondire questi termini. Che cosa sono il banno, il bando e l'eribanno? Beh, allora, il banno deriva dall'antico tedesco ban, è un comando, il divieto. Il banno è il potere sovrano di emanare ordini e divieti e quindi di punire i trasgressori. Ecco quindi che il banno senz'altro può essere un elemento unificante, no? Ecco, non so se vi risulta che questa terminologia, che ha quindi le radici nel Medioevo, può avere delle ripercussioni addirittura nel nostro mondo di internet. Ma hai sentito bannare qualcuno? Vuol dire proprio questo, no? Quindi, ecco quindi che il re poteva bannare, appunto, quindi poteva sanzionare i trasgressori, quindi anche ad esempio i conti, i duchi, i marchesi, erano sottoposti a un dominus e quindi il dominus aveva questo potere su di loro. A dire la verità, Carlo lo usò molto raramente questo potere di banno e i suoi successori ancora meno. È chiaro quindi che andando avanti nel corso dei secoli, quello che studierete anche l'anno prossimo poi in storia, questa mia introduzione di oggi vi deve servire proprio per la storia dell'anno prossimo, è chiaro che questo regime feudale si consolidò al punto tale che questi signori, quindi questi vassalli, diventarono signori assoluti e poi diventarono ereditari, feudi, eccetera eccetera. Quindi questi poteri unificanti col tempo vennero meno. Parliamo adesso del bando. E il bando è il divieto di rientrare. Ecco, ad esempio, delle persone erano esiliate. Una delle sanzioni più tremende, insomma, all'epoca, era quella dell'esilio, cioè che venivano cacciate dalla loro terra, no? Ora, nel momento in cui questi, per esempio, non possono rientrare nel loro territorio, sono appunto banditi. Il bando quindi significa esilio, una condanna, in sostanza quella persona è fuori legge. Ecco perché anche noi diciamo che un fuorilegge è un bandito, capite? Anche questo è un termine comunque che ha origini in questo periodo medievale. Un altro termine importante, quindi abbiamo detto quali sono gli strumenti attraverso i quali il dominus cerca comunque di mantenere la coesione, l'unità. Ecco, sono anche il banno, il bando e l'eribanno. L'eribanno è la convocazione dell'esercito. Ricordate quindi che la volta scorsa abbiamo parlato dei campi di maggio, e quindi quella era una convocazione annuale, si può dire, no? Dei vassalli, appunto, no? E poi però c'è anche l'eribanno, quindi nel momento in cui il dominus, quindi il re, l'imperatore, ritiene che ci sia bisogno di combattere, insomma, contro dei nemici, di conquistarli, di fare una campagna militare, eccetera, lui ha il potere di eribanno, praticamente ha il potere di arruolare, insomma, di chiamare alle armi, ecco, diciamo così, i suoi signori, quindi indirettamente quelli che poi combattono per i suoi vassalli, volevo dire, e poi quelli che combattono per i suoi vassalli. Quindi lui convoca i vassalli, dice, chiama le armi e quindi automaticamente i vassalli hanno un loro esercito, potremmo dire, no? Che viene unito all'esercito del signore del dominus per combattere i nemici, eccetera, eccetera. Ecco, con questi strumenti i re franchi, quindi Carlo Magno e gli altri, legarono maggiormente i sudditi più potenti, no? I vassi dominici, i vassalli del signore, no? I vassalli dell'imperatore stesso. Quindi, come abbiamo già detto, conti piuttosto che altri, insomma, anche vescovi abati addirittura diventarono vassalli, quindi avevano una carica pubblica di funzionario imperiale, no? Che era una carica politica, diciamo, generale, no? Ma poi avevano un legame stretto personale, no? Col signore, quindi avevano non solo l'onore, no? Come dicevano anche i latini,
gli honores erano le cariche pubbliche, ma avevano anche un rapporto personale, l'omaggio vassallatico. C'erano sicuramente dei rischi. Ecco, questa ovviamente. Questo regime feudale, che aveva una sua giustificazione nel periodo di Carlo Magno, quando invece viene applicato in altri periodi, chi vuole rifeudalizzare, chi vuole insomma riportare in auge il sistema feudale, ad esempio nell'epoca moderna abbiamo visto con gli spagnoli, avete letto, i Promessi Sposi, questo porta con sé dei grossi rischi. Perché abbiamo una importanza eccessiva dell'aspetto personale, no? Senz'altro. Poi i vassalli si potevano mostrare infedeli e questo portava a un indebolimento del potere imperiale, l'eccessiva frammentazione, eccetera. Tutti questi rischi, questi pericoli emersero poi alla morte di Carlo Magno, in modo particolare. Forse quest'anno non riusciamo a spiegare bene che cosa avvenne alla morte di Carlo Magno, ma almeno questa cosa dovete saperla, no? Fintanto che c'era l'imperatore Carlo Magno a tenere unito, coeso, ad avere un'effettiva autorevolezza, superiorità politica su tutti questi vassalli, allora questa unione, questa coesione era indiscutibile. Ma con i suoi successori, poi, mano a mano, venne sempre più meno questo elemento unificante e così i vassi diventarono sempre più indipendenti. Ecco, attenzione. Abbiamo visto il rapporto personale fra il signore, il dominus, il re e i vassi del signore, i vassalli del signore, no? Ma attenzione, questo sistema del vassallaggio viene applicato anche ad altri livelli della stratificazione sociale, quindi non solo a livello superiore, no? Ma anche ad altri livelli. E così il vassallaggio fu utilizzato anche per i funzionari pubblici. Insomma, si diffuse in varie parti dell'impero, per cui oltre a quelli che abbiamo detto prima, c'erano retrovassalli, cioè dei vassalli, ecco, li possiamo chiamare così. In altri testi vengono chiamati in altro modo, quindi vassalli, valvassori, eccetera, valvassini. C'era tutto un sistema, possiamo dire, di stratificazione, per cui questi legami personali si intessevano non solo fra il signore supremo, diciamo l'imperatore e conti, o vescovi, abati, eccetera, ma anche a livelli inferiori. Quali erano i diritti e quali erano i doveri all'interno di questo sistema feudale? Anzitutto c'era il dovere della fedeltà. È chiaro quindi che il vassallo doveva giurare fedeltà al suo signore per tutta quanta la vita, no? Poi ancora l'ossequio. Una serie di obblighi di servizio, ad esempio servire alla tavola del Dominus. Il conte doveva servire, no? Cioè, è chiaro che questo era una cosa che poteva avvenire solo in un primo periodo, poi mano a mano, insomma, questo ossequio, insomma, venne un pochettino meno con il resto, con l'andare avanti del tempo. Il consiglio, ecco, il consiglio era molto importante, molto interessante, cioè il vassallo poteva consigliare il suo signore, se il signore doveva intraprendere una guerra, aveva, diciamo così, dei rapporti, con altre popolazioni da, gestire, poteva accogliere il consiglio del suo vassallo, che poteva avere anche una certa influenza, sul signore. E queste sono le cose, i doveri, insomma, del vassallo. E invece il signore cosa doveva fare? L'abbiamo già detto, il mundio, cioè doveva proteggere il suo uomo, soprattutto quando era attaccato, ad esempio. Leggiamo un altro brano tratto dai capitolari del Regno dei Franchi, riguardo al fellone. Se qualcuno vuole lasciare il suo signore e può comprovare uno di questi delitti: primo, se il signore avrà voluto ridurlo ingiustamente in schiavitù; secondo, se avrà tramato contro la sua vita; terzo, se il signore avrà commesso adulterio con la moglie del vassallo; quarto, se gli correrà addosso con la spada sguainata nell'intento di ammazzarlo; quinto, se il signore si trova nella possibilità di difendere il vassallo dopo che costui avrà unito le proprie mani nelle sue e non lo fa, in tutti questi casi sia permesso al vassallo abbandonare il suo signore per fellonia. Ecco, quindi attenzione. Abbiamo visto quali sono i doveri del vassallo, ma attenzione, anche il signore, doveva essere coerente
insomma, con quello che aveva anche promesso. Abbiamo visto la protezione che aveva promesso al suo vassallo. Non può ridurre in schiavitù il suo vassallo, non può tramare contro la sua vita, eccetera. Quindi, a questo punto, se fa una di queste cose, abbiamo visto se, per esempio, ha commesso adulterio con la moglie del vassallo, eccetera, allora il vassallo può abbandonare il suo signore per felonia, cioè per il tradimento degli impegni, dei legami vassallatici che erano intercorsi fra il signore e il vassallo. Certamente anche il vassallo poteva essere dichiarato fellone, non solo il signore poteva essere dichiarato fellone, ma anche il vassallo nel momento in cui compiva atti contrari al giuramento. Bene, parliamo adesso del beneficio. Il beneficio è una parola che deriva dal latino bene facere e che vuol dire appunto fare del bene, beneficare. Il vassallaggio era un rapporto personale, un legame speciale tra due persone. Tuttavia non passò molto tempo prima che vi si aggiungesse un elemento più materiale, chiamato il beneficio. Cioè, poteva esserci solo e semplicemente un legame personale fra il signore e il suo vassallo, e il signore poteva solo garantire protezione e basta. Ma di fatto, con l'andare del tempo, il signore dà un territorio, no, a questo vassallo. E questo viene chiamato beneficio. Il beneficio viene dato quindi dal signore al vassallo. Questo beneficio, che poteva essere, come ho spiegato prima, un territorio, no? Chiamato appunto feudum, il feudo, anche questo è un termine molto significativo, deriva dall'antico tedesco feuhod, composto da feo, bestiame, e hod, bene. Insomma, è un bene di valore. Fu in seguito utilizzato per indicare un territorio, praticamente. All'inizio il bestiame è un bene mobile, giusto? Invece poi il territorio è un bene immobile. No? Va bene, quindi il beneficio, dicevamo, può essere un territorio, la maggior parte delle volte è questo, ma possono essere anche dei doni, no? Oppure denaro, gioielli, animali, eccetera, eccetera. No? Ecco, è chiaro però che è fondamentale il feudo. Quindi questo territorio, questo legame fra signore e vassallo si concretizza soprattutto da parte del signore nel dare un beneficio, quindi un feudo, la maggior parte delle volte, una proprietà, insomma, a questo suo vassallo. Allora, la terra era la ricchezza principale. Provate a pensare con la crisi, avete studiato la recessione, eccetera, che c'era nel periodo, c'era stato in questo periodo. Ovviamente anche la moneta, si aveva cercato di unificarla a Carlo Magno, ma ormai non si usava quasi più la moneta d'oro, solo quella d'argento. È chiaro che l'unico bene che era rimasto era la proprietà, quindi il possesso della terra. E così il vassallo poteva mantenersi da solo, da una parte, sgravava il signore dal problema di provvedere quotidianamente al suo sostentamento. Poi, proprio per via dell'alto valore della terra, il vassallo doveva comunque servire militarmente il signore. Il signore diceva, abbiamo già visto, ricordate il potere delle rimanno, il signore ti diceva, io ti do questo terreno, ma tu in cambio devi essere pronto, se io farò una guerra, a starmi a fianco, a stare al mio fianco, a predisporre un esercito, una schiera, no? Per combattere al mio fianco. Così fu la necessità di ricevere auxilium, aiuto da parte dei sudditi, che spinse sempre di più i carolingi a beneficare i propri vassalli. Cioè, i carolingi avevano bisogno di questi eserciti, di queste schiere, quindi davano sempre più terre ai vassalli, quindi i vassalli avevano sempre più potere, il potere dato dal possesso del territorio. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.